Benvenuti al Canto del Maggio Festival edizione 2024, un evento ideato dall'Associazione La Giuba con il Museo Italiano dell'Immaginario Folclorico in collaborazione con la compagnia Il Giunco di Giusi, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Fondazione CRL EIC Piazza al Serchio, e un ringraziamento va anche alla ditta Tognini di Castelnuovo di Garfagnana. Ci ritroviamo un anno dopo, non come previsto nella suggestiva cornice del Prato Grande di Varriano, che da oltre 30 anni ospita all'ombra del suo castagneto gli spettacoli della tradizione popolare garfagnina ed emiliana, bensì a causa del maltempo qui all'ex circolo La Giumpiglia, in quella che fu la colonia dei Carmelitani Scalzi di Capannoli, qui a Magliano. Quest'oggi, nella seconda giornata di eventi, diamo spazio al Maggio Drammatico, una tradizione antica che con il nostro festival vogliamo recuperare, sia come esperienza diretta e abilità pratica di canto. Musica e messa in scena sia come momento di arricchimento anche dei rapporti sociali e intergenerazionali. È oramai difficile assistere a rappresentazioni dal vivo del maggio, principalmente per la scarsità di cantori e di operatori culturali che organizzino e promuovano spettacoli. Il nostro desiderio, come il nostro impegno, si muovono in questa direzione, cercando di coinvolgere coloro che vivono e operano nel territorio. Ma non solo, riprendendo in modo nuovo la tradizione degli spettacoli del canto del maggio, a partire dall'educazione dei bambini e dando motivazione e spazio ai giovani, anche con approfondimenti culturali. Dopo l'apertura a giugno con il maggio, Rinaldo Innamorato, frutto di un laboratorio di 4 mesi con le ragazze e i ragazzi della classe prima della scuola secondaria di primo grado di Santini di Piazza al Serchio, e dopo il corso di formazione Dire, Cantare e Danzare nel solco della tradizione, un percorso di conoscenza e apprendimento delle tradizioni popolari della Valle della Garfagnana. Attraverso laboratori pratici e teorici ci ritroviamo dunque quest'oggi per assistere alla rappresentazione del Maggio Drammatico, Santa Genoveffa, di Giuseppe Coltelli, a cura di Pier Giorgio Lenzi, con i cantori dell'antica tradizione del Maggio. Una storia che narra le vicende della contessa Genoveffa, ingiustamente accusata di adulterio, fino al consueto lieto epilogo. A chiudere la giornata, la Muffrina, gruppo folclorico di Camporgiano, nato nel 1956, con l'obiettivo di preservare e promuovere le tradizioni della Garfagnana. La Muffrina eseguirà danze tradizionali, fra cui la nota moresca che concludeva tradizionalmente il maggio, una danza che affonda le sue radici nel Medioevo, caratterizzata da movimenti ritmici e coreografie che evocano battaglie e duelli. Prima di dare inizio alle rappresentazioni, vogliamo ricordare la figura di Augusto Ballerini del gruppo Alpini di Giumpignano, che con passione e dedizione si è speso affinché il maggio fosse una tradizione viva e in cui la comunità potesse riconoscersi. Signori e signori, buon divertimento! Thank you.
saluto, ma il saluto più cordiale l'hanno proprio proposto i Maggianti con l'ingresso processionale caratteristico di ogni manifestazione. Come avete visto, ha fatto due giri di questo spazio, ha tracciato un cerchio entro il quale verrà rappresentato lo spettacolo della nostra manifestazione. È un gruppo di Maggianti, cerchiamo con tutto il lavoro che è stato anche riferito prima di tenere insieme questa tradizione. È purtroppo un gruppo che si assottiglia di anno in anno, ma la nostra speranza non si ferma e quindi continuiamo a lavorare e cerchiamo, se non altro, di tenere, non di tornare indietro, per carità, alla vita del passato, ma per salvaguardare e tramandare la memoria di una tradizione, di una identità culturale importante ed esemplare per le future generazioni. Ma sono comunque temi questi da convegni, da dibattiti. Noi siamo qui invece per cantare il Maggio, anche oggi. Fortunatamente siamo ancora qua per cantare il Maggio. E vi proponiamo il Maggio di Genoveffa di Bramante, o Santa Genoveffa, come è il titolo di Giuseppe Coltelli, che io ho mantenuto. È un Maggio, Santa Genoveffa, è uno dei maggi più rappresentati in tempi lontani, soprattutto nella zona meridione della Carpagnana, soprattutto anche nel Pisano Lucchese, dove preferiscono ai maggi cavallereschi fatti di duelli e di guerre, e di scontri così tra due forze contrapposte, preferiscono invece temi commoventi e soprattutto religiosi, eccetera. Invece nei nostri maggi noi preferiamo sensibilmente, siamo portati a preferire maggi dove ci sono duelli e guerre. E comunque è un maggio che è contentissimo, è stato proposto negli anni 80 e più recentemente è stato proposto nel 1998 dalla compagnia di Gorfigliano sul testo, su una versione in quartina di Luigi Casotti, detto Dal Bozzo. I Maggianti di Gorfigliano una settimana fa hanno cantato un maggio appunto di Luigi Casotti a Gorfigliano. Il maggio invece che presentiamo oggi è stato scritto da Giuseppe Coltelli di Valli di Sopra, che si è servito di un copione proveniente da Villa Collemandina in Garfagnana. E infine, unico maggio di Genoveffa, di Santa Genoveffa, Genoveffa di Bramante, in quintile, come riferisce anche Gastone Venturelli nella sua edizione del 1980, stampata dal Centro Tradizioni Popolari della provincia di Lucca. Il testo è stato da me ampiamente ridotto e rielaborato per adattarlo ai cantori attualmente disponibili. In questa mia rielaborazione ho ritenuto opportuno inserire, ricollegandomi al pensiero che vi ho espresso prima, due esempi con duello, perché il maggio e i maggi di Santa Genoveffa non lo prevedono assolutamente per i motivi che vi dicevo prima, perché sono maggi piuttosto commoventi, che si fanno a temi religiosi, si fanno a temi religiosi. In questo genere di opere, infatti, dove non ci sono eserciti o forze contrapposte, sono assolutamente assenti battaglie, guerre o duelli. Si usa dire qua, da tempo, il maggio non è bello se non c'è guerra e duello. Bene, io ho inserito in questo maggio due piccoli esempi in cui c'è anche il duello e lo vedrete poi nel corso dello spettacolo. Uno all'inizio e uno più avanti nel corso dello spettacolo. Nella speranza, dunque, che possiate apprezzare questo mio lavoro e soprattutto l'interpretazione e il canto dei nostri maggianti di tradizione, diamo ora inizio subito alla rappresentazione. Grazie. La
mio castello. Al più presto, noi ne
casa e castello. In tua cura golo affido. Sempre lui costante Dio. Permetto.
uccidermi dovrai. Servo, come gli ha chiesto la signora, arriva, è notte e quindi il sospetto aumenta. Beh, avanti. Permesso, oh mia signora.
capo la tua sorte. Per giustificare al conte tutta la situazione. Quindi la Genoveffa viene tradotta in prigione, mentre Golo ha preparato uno scritto e assegna al suo figlio Scudiero perché lo porta al fronte dove è a combattere il conte Sigifredo. Thank you.
timore, pianto è tuo. Sto perdendo la speranza di compire la Thank you.
posso fare. Unirei con la mia alma.
e con il foglio. Leggi forte perché voglio che Gesù possa ascoltare ciò che il conte intende fare.
Muoio serena ho dovuto Thank you.
Yeah.
piano del re, un me tragico. E l'uccello è assai vicino. Siamo le porte.
signor, va a sfogare il mio cordoglio. Il biglietto
Sta rendendo conto di aver fatto una sciocchezza e ha detto Berta e altre occasioni in cui ci saranno state suggerite ovviamente molte cose, si rende conto che il vero colpevole è buono ed è un traditore, quindi lo provoca e in questa scena che ho voluto inserire anche qui, sì, è un po' impropria perché lui è un fattore, ma il fattore quei tempi le armi tutti avevano, tutti le sapevano usare. Ho voluto anche qui inserire. Beh, vediamo questa scena per poi avvicinarsi al finale di questo maggio, come tutti i maggi finisce bene. Grazie dell'ascolto. Marcirai!
mai l'ho meritato.
sospiro. Certo il cielo ma sostenuto. Ritorniamo per curare.
di te siamo felici. Vi ringrazio, o cari amici. Ringraziamo di averci ascoltato, di avervi ascoltato, cosa così. Va bene, e speriamo che il maggio possa continuare. Certo.